Poi c'è da aggiungere una cosa. Apprezzo molto lo spirito imprenditoriale del presidente degli albergatori. E difatti lo attenderò al varco con i soldi, no? Cioè, esatto. Gli imprenditori devono arrivare lì con la borsetta di soldi da tirar fuori, col cash. Sì. E allora lì si sblocca tutto. Cioè, bisogna arrivare al punto che l'articolo 5 diventi il nostro faro illuminante. Allora, chi investe, chi ci mette del suo, deve essere proprio agevolato in tutti i modi. Il tema, guardi, le racconto a Bibione. Noi siamo la città metropolitana di Venezia, abbiamo approvato un PAT, credo, di un mese e mezzo. Il punto è che quando si fanno e si propongono gli investimenti, bisogna affidarsi a professionisti seri, ad aziende serie, bisogna trovare il canale giusto, serio, perché il progetto sia di grande avanguardia. Sindaco, ho capito. Scusi, mi faccia finire. La cosa, una delle cose che noi stiamo scegliendo a Venezia e che sta pagando a Venezia, lo dico per le persone che ci ascoltano, è la qualità del servizio. Gli investimenti che verranno fatti nel turismo prossimamente saranno, ha ragione lei, continui dovranno essere. Non possiamo lasciare che le strutture decadano, non vengano aggiornate continuamente. Tant'è che chi investe nella qualità, nel lusso, lusso sostenibile, non lusso sfrenato, e per cui la sauna, e per cui la piscina, e per cui il centro benessere, e per cui tanti soldi di rischio, e sono rischi questi, questi imprenditori sono quelli che oggi vincono la sfida della modernità del turismo. Chi invece pensa ancora di fare turismo con un'idea di dire prima guadagno e poi vedrò, stucco e pittura, ci sono ancora anche queste persone, e come ci sono dappertutto, i buoni e i tristi che sono dappertutto. Sì. Noi dobbiamo, questo stavo rispondendole positivamente, valorizzare questo tipo di ragionamento.